Diga, ma che cazzo mi dice il cervello? Diga. Lasciatemi il sub e benvenuto alle Ma la cagnotte. gente gli scorreggia il cervello. Gabbian 64, hai cambiato nick, bro? 64 sottolineatura 3. Underscore 703, grazie mille del supporto. 35esimi, benvenuti alle cagnotte. Ragazzi, vi ricordo oggi bella giornatina, bella piccante, forse stasera pure poker stream, vediamo. Vediamo. Te l'ha detto il maestro che sto fagoggiando, mo? Domani abbiamo il primo No. coaching. Ah, sì, il coaching, no? Coaching for profit. Mentre lui non mi dà Coaching? niente, io mi prendo lo percentuale sulle sue vincite ogni 3 mesi. Poi Minchia. breve contatto pure Belluz, pure Jinx ci dovrebbe essere. Magari quando finirà l'università e farò il lavoro, dici, ma voglio fare più soldi. Mi direi, quasi quasi. No, Perché no, sì, ma io, cioè, giocare a poker ho era una preso un cosa che gold? volevo fare. Bro! Hai un gold? Ho preso un gold a caso. Mi è apparso proprio un'animazione con un gold. Che cazzo è? Avrei pescato un pesce. Idem passive di Jax. La passiva, ma va. Ho pescato un pesce veramente, Nate. Se stai a fare capo sul fiume, sì. Ma per quanto tempo c'è dove sta? Mi Non lo affida a so. Wesk. A Wesk, mi affida di me, bro, ci penso io. Raccogli la stupida monetina. C'è una stupida monetina? Pazzesca sta cosa. No. Ma è la finita passiva che sto a vedere. Regallo. Su Jax invece che si può buildare come item. Ma comunque si vede che ho perso Preso l'expert. Trinity. Ma prima faccio un King sicuramente. Allora, Trinity la sto vedendo che si builda un po' più spesso. Allora è troppo forte pure. Però anche lui sarà un bandito un culo, eh. Ma come ti sei spostato di Gary tu? Come ti sei spostato di Gary? Per No, per fa. Io dire. voglio provare un po'. Gli altri lineari daranno sicuramente. Non so male di carry, cioè sto elo Veramente? soprattutto. Quindi prima stavo giocando bene, poi se ora finisce il game con un push mid. Dice un bel problema. Ah, sì. Ora potremmo andare broken in questo game e builderemo Zonia contro il lui comunque. Faccio un'idea del Triforce Zonia. Il fatto è che, per esempio, Jax sarebbe buono pure buildare come intermedio pure. Scusate, Black Cleaver o Shojin, capito? Non sarebbe niente male buildare Black Cleaver o Shojin, soprattutto contro il Loi. Però la devo skippare Ruined King. Cosa skippo Ruined King? Non c'ho sustain, non c'ho attack speed, che è buonissimo anche. Sto live war per loro, anche se ho preso first blood. Perso troppi mini. No, Winston, no. No, sto pensando. La Ruined però è troppo buona. Ma contro quel team in realtà potrei pure skipparla. La Ruined. Potrei fare dritta Triforce in realtà contro quel team. Faccio Triforce. Triforce. Tipo Triforce, Black Cleaver, Zonia.
Lui è già al 6. Ma la riga in Corea? Eh sì. Ho visto su TikTok, ha caricato un video dove sta sulla tazza del cesso. Ah, è sponsorizzata da Samsung. Mortacci. C'ho capito, Samsung. Vedi, porca tilt. No, al Thunder non lo vogliamo. La build innata dell'altro giorno. Qual era la build innata? Mica mi ricordo. Che ha fatto Samsung? Eh? Che ha fatto Samsung? Sponsorizza la vita. Loi Flash. Diga, grazie per il sub e benvenuto nelle cagne di cane. Diga, ma ricordo, ovvio, sai, quella con la Quinzo. Ray, sottolineatura overdrive, benvenuto. Signor Ray. Io sto Jackson, non penso serva. Buono. Ma se mi metto un dito in culo. Comunque così possibile, abbio. Signor Ray, con il sub? Tier 1 secondo me, se cane ultimamente ho un mal di schiena, ma se mi metto un dito in culo mi passa? Se c'è un mal di schiena per la destra della schiena, altro gli dirò un culo. Serve tutto il braccio, mate. Tutto il braccio. Grazie al supporto, mettere benvenuto cane cane. Rageblade Tabby, BC Zonia e poi situazionale. Ma è forte quella build, però contro il Loi credo che vuoi più danno overtime. Cosa fai triple super clear? In realtà Rageblade pure non è male contro il Loi in realtà, eh. Il problema di quella build sai qual è? È che, sì, la Winsor, il problema di quella build sai qual è? Che ti vorresti avere comunque l'Essence River pure, quello è un problema. Era Bubo. Era Bubo Baggins. Ma sono mal di testa invece ingoiare un po' di sperma, che effetto fa? Metto, ma sai ingoia sperma fa bene? Una volta che gioca di carry ci davano sotto la T2. Lucky, dove cazzo è il mio team? Top non c'è Shago, sto a fare tutto da solo. Ma Shago non sta a fare un cazzo, sta farmando. Mi ricorda bene più come Mr. Chuck. Eh? Eh? Non ho capito. Ti tiro Mr. Chuck e basta. E lei potrebbe essere un po' tiltata. Fosse ready, la stiamo distruggendo. Noi sì, stiamo distruggendo. Tra l'altro, ha pure voltato. Quindi, mo regaliamo, torniamo in lane e gli tiriamo dritto. Come scarpe contro quel team. In game si possono anche vincere. Bro,
quando non inti i game si possono anche vincere. Ma sto cariando sto game, capito? Cioè ho il doppio DCS e 2-0-0. Io ho 400 gol shutdown, te 200. Non so se mi stai cariando o cosa. Mate, vediamo i lane. Quante volte hai preso gank te? Io non l'ho gankato 0 volte. Quante volte mi hai gankato? 3. 15. Mate. Boh. Già, se tu non in teoria non dovrebbe essere così facile. Lui dovrebbe comunque... Early game? No, il game sono abbastanza le palle. Però in teoria io non ho gestito bene la wave qua, quindi lui poteva abusarci un po'. Mi sa che qua che ha tiltato però, eh. Mi sa che non può tiltato qui due mate, eh. No, cioè, Tarik ogni volta che torniamo in lane ci dai, capisco. Il nuovo item da support, sì. La life well pendant. Che cacchio. Non fa un cazzo. Cioè, da statistiche. L'ho trollato qua. Tutto grabba. Grey stop. Grey è qua. Ok, nice. Non so dove sia Grace. Potrebbe essere l'upside. Bella via, fra. Eloy flash. Grace bot, immagino anche Alice verso bot side, pushiamo verso voi, vi regaliamo. Ok, vorrei fare... Le scarpe dobbiamo fare Mercury, ragazzi, contro quel team, quindi non li builderò ora. Avete distrutti a questi. Sono tutti lui tiltati, è molto bravo. Sì, beh, sono tiltato, però devo dire che lui è bravo. È bravo lui, gioca bene? Sì. Buono. Da usare spell in modo giusto. Questa era quella da loggiare, right? Se non mi ricordo male, sì. Meno male che non capisci un cazzo. L'hai detto te, eh? No, tu l'hai detto. Ma che cazzo tu dici? Hai detto, questi c'hanno un team enorme. Vai, faccio allora la doggia. Sì, io ho detto il loro team è enorme. Sì, ma la mia è stata una conseguenza a quello che hai detto tu. La mia è stata una conseguenza. Sì, ma la mia è stata una conseguenza a quello che hai detto tu. Era provocatoria. Fatta allora la doggia. Nobri. Fatta allora la doggia. Mi tra un punto. Era una cosa provocatoria, mate. Mo' dal 9 al 13 vado a giocare a Praga, mate. Un 270 euro, 300.000 garantito. Riesco a fare primo, secondo te? Sì. Se fai primo, mi paghi il volo, ti raggiungo a Praga e facendo giorni in più. Praga assieme. Ma c'ho già l'aereo di ritorno, mate. Io torno. E se vinco, mate, poi faccio un'altra trasferta subito, che me frega. Mi fai un corso? Omri, no già. Vabbè, 3-1, Il Top King. Dove cane? A Lilton? No, no, andiamo a Praga, ma poi da Praga è a 2 ore di macchina. Prendiamo tipo Bolt, non so se lo conoscete. E andiamo in Repubblica Ceca, Rostov. Al King's Resort. Ma che poi abbiamo visto le stanze, no? Stavo vedendo le stanze. E c'era sta stanza che era doppia and handicapped.
Cioè, che vuol dire? Non capivo, no? Ho visto il bagno, ho capito. Era una stanza per handicappati, ma non so perché non l'avevo collegato. Comunque non posso accettarti, signor Gabbo. Ma per te, ma limite per quella puttana di Mammad. Al Top King Resort, al King's Resort, l'hotel per il Top King. Proprio quello. Allora. Sono uscito invece cash tipo per andare a vedere la finale, no? Volo e hotel, senza il biglietto della partita dello stadio. Senta quanto ti costa. Ripeti? Volo e hotel per andare a vedere la finale in giornata, no? Di Champions o della Fiorentina? Sì, la finale di Champions in giornata. Non so neanche se è puro hotel o solo volo, così. Senza il biglietto. Solo partita. Il volo ti costerà 600 euro. Costa 1300 euro. 1300, ma tu sei intelligente. Beh, dove la fanno la finale? Dove la fanno la finale? Perché? Dove la fanno la finale? In Istanbul. In Turchia, no? In Turchia, beh, giusto? Sono 20 ore di macchina, però devi passare 6 frontiere. Mate, a me mi sembra una manica di stupidi. Prendi un aeroporto che sta a 2 ore di macchina da lì, fai il biglietto là, affitti la macchina e ci vai in macchina da lì. Minchia, hai risolto i problemi. Mate, sicuro, a 2 ore i biglietti costeranno 200 euro al posto di 600, vero? Mate, allora ora vado a vedere, mate. Vediamo. Allora, aeroporto di Istanbul. Aeroporto Istanbul. Andiamo un po' in aeroporto vicino. Tipica persona che per dire, per risolvere la fame del mondo... Stai zitto. Ditemi un aeroporto vicino a Istanbul, quello potrebbe essere. La chat lo sanno. Aeroporto. Allora, il più vicino è un casino, eh. Il più vicino sta a Gilderport. Ma però non c'è un aeroporto in Bulgaria, scusa. Aeroporto Bulgaria. Eccolo, infatti, l'aeroporto di Sofia. Aeroporto di Sofia. Aeroporto piccolo ma organizzato. Ora tu vai qua, fai sky scanner. Vai Milano tu? Malpensa, dove parti? Malpensa? Sì. Aeroporto Sofia. Qua che giorno? 31? Che giorno è? Che giorno è? L'8? No, il 10 giugno mi sa. L'11 o il 10 giugno? Il 11 giugno mi sa, vero? Guarda. Mi sa che è l'11 giugno. Il 10 o l'11? 10 giugno. 10 giugno, seleziona, economy un adulto. 160 euro costa. Cioè, 95 euro addirittura con uno scalo 27 ore e 30, però. 160 euro. Costa con uno scalo, ok? Mo tu metti Google Maps. Sofia Istanbul sono 550 km. Quante ore di macchina saranno? 6 ore, mate. Per risparmiare 1200 euro me la collerei volentieri, no? Che poi tu devi dire ritorno, perché tu la macchina in teoria puoi lasciarla pure da un'altra parte se c'hanno la stessa sede le macchine, capito? Se c'hanno la stessa sede... Puoi pure lasciarla direttamente a Istanbul, all'aeroporto di Istanbul, e poi al ritorno parti da là. Tanto il ritorno costerà di meno. Se affitti la macchina, vuol dire non puoi passare la frontiera. Ah, perché non puoi passare la frontiera, mo? Te pare? Vabbè, che casino, mate. Non c'è una... Dai, su, no. Vabbè, quello l'avevo preventivato, di non c'è. Sto a vedere. Cazzo, sto a vedere. Affitto un elicottero, beh, ci sta. Ma che mate?